Catture di Cristo, compreso di Cristo nell'orto, vi leggerei il brano perché è importante, il brano evangelico. Lo traggo la lettura da Marco. Perché ogni Vangelo, sia i sinottici, quindi Matteo, Marco e Luca, sia Giovanni, parlano di questo episodio. Quindi vi leggo quello più completo, che è tratto da Marco. Siamo al capitolo 14 di Marco, versetti che vanno dal 43 al 52. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto una buona scorta. Appena giunto, egli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Caravaggio, sono 10 anni che è a Roma. Sino a questo momento ha risieduto presso il suo mecenate protettore, quello forse più importante, più grande, il Cardinal del Monte. Poi, per una serie di questioni, entrambi, sia il Cardinal del Monte che Caravaggio, si stufano di questa situazione e si lasciano. Caravaggio si trasferisce in via delle Botteghe Oscure, a Palazzo Mattei, ospite dei fratelli, dei nobili fratelli Mattei. Tre fratelli, Cardinal Girolamo, i suoi due fratelli, Ciriaco e Asdrubale. Ciriaco e Mattei l'abbiamo già ascoltato in questi nostri incontri come nome, perché ha già commissionato delle opere al Caravaggio. Il Mattei Ciriaco è un grande estimatore d'arte, un potente collezionista, ha il denaro, può permettersi l'acquisto di grandi opere e commissiona al Caravaggio, al Merisi, la cattura di Cristo. Il fratello cardinale, addentro alle questioni teologiche, dà dei consigli per il soggetto, l'iconografia e l'ambientazione. Abbiamo detto che ha già provveduto Caravaggio a fornire delle opere, e abbiamo sentito già questo nome quando, a proposito della cena di Emmaus, non so se vi ricordate, la cena di Emmaus londinese. Abbiamo una diapositiva. No. Si sa che il 2 gennaio 1603 il committente, quindi il Mattei, pagava l'ingente somma di 125 scudi per la tela. Era una somma straordinaria, probabilmente è stata una delle opere più pagate dell'epoca, quest'opera di Caravaggio. Ma guardiamo l'opera nel suo insieme. Vedete? Il momento racconta praticamente il momento che abbiamo appena letto. L'azione
era raffigurata su una tela posto in orizzontale. Le misure sono 1,33 m x 1,70 m, non è di grandissime dimensioni, e ha come soggetti principali ovviamente il Cristo, Giuda che lo sta abbracciando e cerca di baciarlo e gli addosso, è un abbraccio quasi violento. A sinistra abbiamo quel discepolo che sta urlando con le braccia alzate, quasi in segno di disperazione, mentre sulla destra un altro gruppo di persone, due soldati corazzati con la corazza e con l'elmo, e poi c'è un uomo, un personaggio un po' strano, lo vedete dietro, con una lampada in mano che, illuminando la scena, cerca di capire cosa avviene. È un personaggio che rivedremo dopo, molto importante. Diciamolo subito. È il Caravaggio stesso. Ormai vedete, potete leggere da sole quello che è il Caravaggio lì. I canoni, si ripetono. La cattura di Cristo nell'orto è sempre stato un oggetto e un soggetto molto praticato dagli artisti. Diciamo che è un must nella storia dell'arte. Ricordiamo soltanto alcuni precedenti al Caravaggio. Ricordiamo ad esempio, penso che a tutti sarà già venuto in mente, la famosa la cattura di Cristo nell'orto di Giotto, questo splendido affresco conservato nella Cappella di Scrovegni a Padova. E notate, la grande confusione di personaggi, tantissimi personaggi. C'è Giuda che sta in questo caso proprio baciando Gesù. I due si fissano anche, poi lo vedremo. Ci sono spade, ci sono bastoni, ci sono fiaccole. Poi possiamo recuperare ad esempio Duccio di Buoninsegna in questa opera che ha due soggetti. In basso abbiamo il momento in cui Gesù va dai discepoli a chiedere di perseverare nella preghiera, poi sulla destra, come fossero dei fumetti. Era classico questo, mettere più scene nella stessa opera. Gesù che sta pregando lontano dai discepoli, ma i suoi discepoli dormono. Sopra la cattura di Cristo nell'orto. Anche qui notate, vi faccio notare una scena molto popolata. Lorenzetti, questa splendida opera del Lorenzetti, anche qui molto, molto affollata come scena. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Caravaggio, ancora una volta, non inventa nulla. Cosa vuol dire? Che riprende soggetti, tematiche, oggetti già affrontati, ma per l'ennesima volta ne dà un'interpretazione del tutto personale. E vedremo con una soluzione straordinaria, unica. Quindi soggetto classico, reinterpretazione geniale. Dico geniale perché i critici dell'arte sono quasi tutti concordi a ritenere quest'opera, La cattura di Cristo nell'orto, come non solo forse l'opera più bella del Caravaggio, ma una delle opere religiose più grandi e più alte di tutta la storia dell'arte. Per questo che oggi veramente stiamo contemplando due opere di altissimo contenuto, di altissimo valore.
Il Caravaggio purifica, il Caravaggio va all'essenziale. Immaginate, pensate la scena di Giotto, molto affollata, qui riduce tutto all'essenziale. C'è Gesù, c'è Giuda, c'è un discepolo, che poi vedremo chi è, due soldati. Giovanni, pensate, quando parla dei soldati che vanno a prendere Gesù, parla con un termine tecnico nel romano, dei soldati romani, e parla di un gruppo che poteva andare dai 300 ai 600 uomini. Cioè vanno a prendere l'uomo più mite della storia con 600 persone armate fino ai denti. Ecco, Michelangelo le riduce a due, poi in realtà c'è un personaggio ancora dietro con lei. Quindi purifica la scena, elimina la folla, diminuisce le urla, la concitazione. Qui non c'è confusione, c'è solo essenzialità. Dobbiamo affrontare, perché ci tornerà utile per entrambi i quadri, una tematica che non abbiamo ancora affrontata, ma è essenziale sia per la storia dell'arte sia per la storia personale di Caravaggio. Ricordiamo che siamo in piena Controriforma. Da più parti giunge la richiesta, soprattutto da parte del famoso Carlo Borromeo, che ha avuto un'incidenza, ha avuto un'importanza impressionante anche nella storia dell'arte di quell'epoca. C'è la richiesta che l'arte non sia soltanto opera estetica, l'arte non doveva essere bella per se stessa, l'arte in questa epoca doveva suscitare, cioè doveva suscitare emozioni. Il momento in cui rappresentava una scena evangelica, ad esempio, doveva emozionare, suscitare compassione, paura, benevolenza, cioè tutto quello che il passo evangelico stava comunicando. Quindi è un'opera non fine a se stessa, non estetica, diciamo, fine a se stessa, ma doveva in qualche modo essere a servizio del contenuto. Questo in quest'epoca è importantissimo. Carlo Borromeo lo vuole, Caravaggio si attiene. Ora, doveva essere in qualche modo azzerata la distinzione tra realtà e finzione. Tu che guardi l'opera sei spettatore della scena. Guardando la rappresentazione devi sentirti parte integrante della scena che sta avvenendo. Ora, il Caravaggio dove ha imparato a respirare questo realismo? Non sui libri. Ecco la tematica che è importante affrontare oggi, che non abbiamo ancora affrontato in maniera seria. Quando Caravaggio era giovane, quando era bambino, stavano nascendo nel nord Italia, in particolare Piemonte, Lombardia, poi si espanderanno fino all'Emilia-Romagna, sta crescendo un'arte fortemente popolare. E dove veniva rappresentata questa arte popolare? Soprattutto nei sacri monti. Molti di voi avranno già visitato i Sacri Monti, quello che vedete qui sono delle statue di Varallo, del Sacro Monte di Varallo in Piemonte, ma pensate Crea, pensate Belmonte, no? Tutti questi grandi Sacri Monti. Ecco, in questi Sacri Monti vengono rappresentate a grandezza naturale delle statue che potevano essere di Creta, potevano essere di legno, di terracotta, ecco, delle statue che rappresentassero fedelmente l'episodio evangelico in modo che tu, spettatore, partecipassi anche emozionalmente a quello che stavano avvenendo, che stavano rappresentando. Ora, c'è la Natività, c'è l'Epifania, c'è tutte le scene evangeliche, ma quando si arriva alla Passione devono comunicare perché sono capelli veri, sono barbe vere quelle che vengono appiccicate a queste statue,
sono della tua grandezza, quindi il dramma, l'ira, l'emozione veniva comunicata agli astrali e viene comunicato, forse oggi siamo un po' lontani da questa forma religiosa di pietà popolare, ma doveva proprio emozionare in questo senso. Il Caravaggio deve aver visitato alcuni di questi sacri monti. Perché? Perché il realismo impressionante che porta nelle opere è quello respirato certamente in questi sacri monti, eh? E vedremo il perché. Quindi, e questo è un elemento importante. Dixon, forse il più grande biografo attuale di Caravaggio, dedica un capitolo intero sull'arte dei sacri monti, perché Caravaggio, il Merisi, deve aver attinto a piene mani a questa pietà popolare, diciamo, di un realismo impressionante. Ma andiamo, torniamo all'opera e zoomiamo in qualche modo nei personaggi. Il primo, Gesù, il protagonista, ovviamente, il centro. Guardiamo Gesù nel volto. Le labbra di Gesù non sono chiuse, sono socchiuse, come nell'atto di sussurrare qualcosa. Forse una delle frasi presenti nelle versioni che abbiamo letto, probabilmente sta dicendo: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Oppure, Giuda, per questo sei qui? Sta parlando Gesù, non ha la bocca chiusa. Gesù è rassegnato. Se noi guardiamo bene questa immagine, non sta ricambiando l'abbraccio a Giuda. Giuda lo sta abbracciando, ma lui non lo sta ricambiando. E guardate le mani. Possiamo dire che le vere protagoniste di queste opere, di tutte e due, sono le mani. Gesù ha le mani in una posizione particolarissima, ha le mani intrecciate. Cosa vogliono dire? O meglio, Caravaggio, cosa vuole comunicarci? Sofferenza? Impotenza? Una consapevole rassegnazione? Forse tutto questo. Si stringono in un gesto di grande pathos. Guardate, le dita sono intrecciate, le palme spinte in fuori in un movimento che parla di afflizione e nello stesso tempo di accettazione del proprio destino. Qui bisogna aprire una parentesi, perché ogni particolare di Caravaggio abbiamo imparato ormai che non è casuale. Se mette le mani così, vuol dire che c'è un motivo. Abbiamo detto che il committente storico è il Mattei, ma il cardinal Mattei, il fratello, gli dà ovviamente delle indicazioni teologiche. Il cardinal Mattei era il protettore dei frati minori osservanti. I francescani in questo periodo ponevano il concetto di abnegazio. Cosa vuol dire? La spiritualità francescana doveva far passare l'idea di un Gesù e di conseguenza di un Francesco e poi avanti, di negazione di sé, negazione di sé, dedizione agli altri, una sorta di imitatio Christi, la tranquilla accettazione della crudeltà e della tortura da parte del Salvatore era una fonte costante di meraviglia e ispirazione. Ecco cosa voleva far passare il cardinal Mattei. Tutto questo con quelle mani. Non rispondere al male con il male. Se ti percuotono la guancia destra, tu porgili l'altra. E avanti così. L'abnegatio Christi. Ecco, tutto questo il cardinal Mattei probabilmente ha fatto passare, ha chiesto che passasse in questo gioco di mani del Cristo. Ma queste mani, oltre all'indicazione, diciamo, teologica, spirituale, iconograficamente il Caravaggio l'ha appresa da qualche parte. Abbiamo detto che non inventa nulla il Caravaggio, c'è da presumere di sì. Queste mani noi così intrecciate le abbiamo già incontrate nella storia dell'arte precedente. Pensiamo, ad esempio, alla cena di Leonardo. Non sono quelle di Cristo, ma sono quelle del personaggio, il discepolo che gli sta alla destra, Giovanni.
Guardate le mani di Giovanni, per quello che si possono, è un dipinto molto deteriorato, ma poi andate a prendere magari un libro e vedete, guardate bene queste mani, sono proprio le mani intrecciate nella stessa posizione del Cristo. Accettazione della sofferenza nella consapevolezza che da quella sofferenza scaturirà qualcosa. Ma ancora, bisogna forse andare al teatro religioso accennato poc'anzi. Torniamo al sacro monte di Varallo, nella cappella della crocifissione. Gesù tra i due condannati, in fondo c'è una freccia blu che indica c'è Giovanni. Giovanni ha le mani proprio in quella posizione. Impressionante. Teniamo conto che negli anni del Caravaggio circolavano dei veri e propri studi sulla portata simbolica delle mani. Ancora oggi c'è proprio una scienza che studia, ha un nome anche, adesso non mi viene, comunque a secondo della tua postura tu comunichi qualcosa. Ora, da come metti le mani si può capire quello che stai provando, o che tipo sei, o che situazione stai vivendo, dalla posizione del corpo, ma in particolare delle mani. Quindi, da come ci si atteggia con le mani, si sta comunicando qualcosa. All'epoca di Caravaggio circolava un manuale di chirologia, che era un vero e proprio studio delle mani. Guardiamo. È bellissimo, questo. Ogni posizione delle mani rappresenta qualcosa. C'è in uno di questi riquadri, vedete, c'è la freccetta rossa che indica, c'è proprio una posizione che indica tristi animi signo, segno della tristezza d'animo. Ora, se all'epoca di Caravaggio questo era un bestseller, questo manuale, certamente Caravaggio deve aver studiato anche questo manuale per riproporre poi i suoi personaggi a seconda della scena con quella posizione di mano. E poi ci sono, non so, il trionfo, c'è l'innocenza, l'indulgenza, no? Tutte le posizioni delle mani indicano ogni postura indica un sentimento, un vivere interiore. Il Caravaggio tornerà a usare il segno della tristezza d'animo in un'altra opera, questa volta nella Madonna dei palafrenieri, e la posizione delle mani questa volta è quella di Sant'Anna. Sant'Anna ha le mani intrecciate. Vi ricordate l'iconografia antica quando, ad esempio, Giovanni e Maria vengono sotto la croce sempre rappresentate con la mano alla gola o la mano alla guancia? Ancora una volta la mano denuncia un sentimento interiore, angoscia, tristezza, disperazione. Ma torniamo ai volti di Gesù perché è importante. Gesù e Giuda sono di fronte, ma non si guardano. Gesù non guarda Giuda perché ha anche gli occhi socchiusi, non sta guardando, ha gli occhi chiusi. Giuda non sta guardando Gesù. Giuda ha gli occhi di un cieco. Adesso non so se si riesce a vedere, ma poi sull'opera, andate su un libro e guardate, ha gli occhi di un cieco, ha gli occhi persi in lontananza, sono gli occhi di un disperato. Sono orbite vuote, occhi di chi forse sta guardando soltanto l'abisso della disperazione e forse per questo si aggrappa così saldamente a Cristo, sua ultima salvezza. Come a dire: Gesù, salvami, mi sono perduto. È bello anche pensare
Questa è una mia indicazione, ecco, ma mi piace anche pensare che Gesù non stia guardando Giuda non perché è stizzito, perché è arrabbiato, ma semplicemente per non giudicarlo. Perché l'avesse guardato, probabilmente Giuda si sarebbe sentito giudicato. E Gesù non vuole giudicare nessuno. Mi viene in mente quel bellissimo passo dell'adultera scoperta in flagrante adulterio in Giovanni 8, quando neanche lì guarda in faccia la donna, ma si china e guarda per terra, per non giudicare ulteriormente quella donna che era già giudicata dagli altri. È bellissimo questo distogliere lo sguardo di Gesù di fronte al nostro peccato. È bellissimo. Per non farci sentire ancora più pesante quella situazione. Ma andiamo su un altro personaggio, detto così, l'armatura. E molti critici dicono che l'apice di questa opera è questa armatura, perché è di una verità impressionante. Qui c'è un gioco di luce che soltanto un maestro, un genio poteva renderla così. Sembra di poterla toccare. Il ferro è fredda, si sente quell'armatura. Avrei proprio voglia di stendere le mani e toccarla, sia l'elmo che l'armatura. Bisogna ricordare che il Merisi ha studiato tantissimo la luce. Ormai è provato che Caravaggio dipingesse in luoghi scuri, probabilmente in scantinati, in cantine, e lì giocasse, mettesse nelle varie parti della stanza delle fonti di luce. C'è una cosa curiosa nella biografia del Caravaggio. Un verbale della polizia, e sappiamo che la polizia di Roma e di Milano e di altri avevano fascicoli sul Caravaggio. C'è un verbale di polizia che riporta la denuncia di una affittacamere perché si lamenta, va dalla polizia lamentandosi, che la stanza che ha affittato a Caravaggio se l'è trovata con un buco, un foro nel muro perché potesse passare un raggio di sole a un certo punto della giornata per colpire il modello che stava dipingendo. E lei dice: ma non puoi bucarmi la stanza perché a te serve la luce che viene dall'esterno. Quindi lo denuncia. Tanto per dire che la luce è importantissima per il Caravaggio. Però c'è un particolare. In questa opera la luce così com'è rappresentata non è plausibile, tecnicamente, mi spiego. La luce che colpisce l'armatura presuppone una luce che sta alle nostre spalle, cioè alle spalle di chi guarda, dello spettatore. Sui personaggi la luce proviene da destra, dovrebbe essere la lanterna. Sugli altri personaggi, su Cristo e su Giuda, la fonte deve essere perpendicolare, cioè proveniente dall'alto. Cosa vuol dire questo? Cioè, se la scena ovviamente fosse stata dipinta in un unico momento, doveva avere una unica fonte. Allora i critici dicono questo, che probabilmente Caravaggio lavorava così, lavorava con un personaggio per volta, e con una fonte di luce per quel personaggio. Quindi, cambiando personaggio, cambiava anche posizione della luce e di conseguenza abbiamo questi fari che arrivano da diversi punti. Un altro particolare interessante, non dimentichiamo che Caravaggio, durante la permanenza a Roma, a Palazzo del Monte, primo mecenate, deve essere sicuramente venuto in contatto con le teorie della luce che andava sviluppando il grande Galileo Galilei. Perché? Perché abbiamo visto nel prima o seconda opera, non mi ricordo più, che frequentava, un grande frequentatore del Palazzo del Monte era il papà Vincenzo Galilei, che si occupava di musica, ecco.
Ma se c'era il padre, ovviamente anche il figlio poteva cominciare a portare anche lì le sue teorie sulla luce. Caravaggio probabilmente ha studiato queste tecniche, quindi questo è importante. Torniamo ai personaggi, è interessante che abbiamo dei personaggi, i discepoli, Gesù, Giuda, che non hanno nessuna armatura, sono fatti di carne, sono fatti di debolezza e di fragilità. E di friabilità. Poi abbiamo i soldati, quelli che fanno del male sono corazzati e non sentono il male che fanno perché sono protetti da un'armatura. Guardate che è sempre così. Chi fa il male non sente il male che fa. Se noi sentissimo il male che facciamo sugli altri, smetteremmo di fare il male. Questi soldati sembrano fatti dell'acciaio che indossano. Ancora riguardo l'armatura, dove ha imparato, dove ha visto questa armatura? Non può essersela inventata, perché abbiamo delle esposizioni di armature che hanno proprio questo tipo di armatura. Forse si presume che l'abbia vista dal vivo a Palazzo Mattei. O va a memoria perché deve averla vista invece in qualche bottega o officina lombarda. All'epoca di Caravaggio la Lombardia era veramente fucina di questo tipo di armature. E chi se ne intende dice che questa armatura che vediamo in primo piano deve essere stata un'armatura preziosissima e rifinita in oro. Ci sono delle parti in oro, quindi vuol dire che doveva essere un personaggio molto avanti, diciamo, nella gerarchia. Ma concentriamoci sul personaggio di sinistra. Dietro il Cristo c'è questo personaggio, questo discepolo che urla, che guarda in alto, che ha le mani levate. Chi è? Ora ci sono diverse attribuzioni. Qualcuno pensa che sia Marco l'Evangelista. Ho letto la versione di Marco apposta perché alla fine si dice che c'è uno che, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Nel Vangelo di Marco questo versetto è la firma di Marco, perché probabilmente era proprio Marco quello che fugge via nudo in quel Vangelo. Qualcuno dice no, non è Marco perché non ha un lenzuolo, è vestito. Allora qualcuno pensa che sia Giovanni, il discepolo amato. Infatti egli sta fino a questo momento, poi fugge come tutti gli altri, ma avrà il coraggio poi di tornare anche al Calvario assieme alla madre, almeno nel Vangelo di Giovanni. Ma forse lui, nel senso che adesso allora capiamo che cosa sta guardando? Sta guardando in alto questo personaggio. Probabilmente sta guardando il crocifisso. Sta guardando il crocifisso, quindi è già un'anticipazione di quello che il personaggio, che Giovanni, il discepolo amato, vivrà da lì a poco. Ma forse, chissà, facciamoci una domanda, se il Caravaggio qui vuole rappresentare semplicemente ciascuno di noi. Ciascuno di noi è chiamato a scegliere, a definire la propria modalità di presenza al Calvario. A dare significato al proprio esserci oggi davanti alla passione, alla morte di Gesù. Facciamoci una domanda. Qual è il senso della mia presenza davanti al volto di Cristo? E questo volto di Cristo? Lecce homo, come ebbe a dire Pilato. Ciascuno di fronte a questo uomo deve prendere una decisione. Scappare, abbracciarlo, tradirlo. Ma vorrei fermarmi un attimo sulla storia di questo quadro. Oggi il quadro è a Dublino, al museo, al Grande Museo di Dublino. Ha una storia molto particolare questo quadro, è una storia eccezionale. Il quadro sta nel Palazzo Mattei per 2 secoli.
E vi sta per generazioni e generazioni, quindi passa, no, di padre in figlio. L'ultima volta che compare questo quadro storicamente, cioè in un inventario, è il 1802, nell'inventario dei beni di famiglia dei Mattei. Poi scompare. Ma c'è una particolarità: l'ultima volta che compare questo quadro, la citazione, cioè la presenza di questo quadro, non ha come autore il Caravaggio. Cioè, cattura di Cristo nell'orto, quindi stesso soggetto, stessa data, stessa misura, tutto, ma l'autore non è Caravaggio. Viene attribuito a Gerhard von Osdorff, conosciuto forse di più come Gherardo delle Notti, che un po' dopo il Caravaggio. Guardiamo un quadro del Gherardo delle Notti. È il maestro nordico della luce, famosissimo, eh? Gioca con la luce. Quindi è stato facile l'attribuzione, no? L'altro, il quadro del Caravaggio è tutto luce, qui è luce, attribuiamolo. Ma perché è stato attribuito a Gherardo delle Notti? Uno sbaglio? No. Vi ricordate quando abbiamo fatto la biografia del Caravaggio? Abbiamo detto che subito dopo la morte, praticamente, dopo qualche decennio, il Caravaggio non è più nessuno. Passa la moda. Non è più di moda. Probabilmente la famiglia Mattei, per poter rivendere il quadro un domani, doveva attribuirlo a un famoso pittore, non a Caravaggio, perché se avesse mantenuto Caravaggio, nessuno l'avrebbe comprato. Guardate come vanno le cose, eh? Quindi dicono, attribuiamolo a Gherardo, lui sì che va di moda in questo periodo, quindi se lui, per alzare il prezzo del quadro bisognava attribuirlo a Gherardo. Ora, dopo quell'inventario del 1802, di questo quadro si perde totalmente le tracce. Boh, non si sa più nulla. Un oblio che durerà fino alla metà del 1900. Nel 1990, no, o meglio, alla fine del Novecento, nel 1990 succede a Dublino qualcosa di straordinario. Allora, facciamo adesso una cosa un po' particolare che non ho ancora fatto. Io lancerò adesso un video, dura circa 20 minuti, è un bel video che ci racconta cosa è successo a questo quadro praticamente dal 1802 fino al 1990. Perché è stato un oblio, è stato grazie a un italiano noi possiamo recuperare la storia completa di questo quadro. La F, che è la casa di produzione di media della Feltrinelli, ha pubblicato questo video, lanciamo gli ultimi 20 minuti, e è fatto anche bene perché è anche accattivante. Buona visione. Dublino, 1990. In una calda mattina di agosto, un restauratore è uscito dal suo studio alla National Gallery of Ireland. Era un italiano da sempre appassionato di Caravaggio, ma la carriera di Sergio Benedetti annaspava e si era trasferito in Irlanda, ai margini del mondo dell'arte. Benedetti era diretto alla sede dei Gesuiti a Leeson Street, a circa 500 metri dal suo luogo di lavoro. I gesuiti avevano dei dipinti da restaurare. Quello che è accaduto in seguito ha visto Benedetti come l'eroe di una delle più straordinarie indagini nella storia dell'arte. Volevo che Sergio Benedetti venisse perché avevamo un dipinto che credevo fosse di Honthorst e volevamo che fosse restaurato. Quando Sergio è entrato nella stanza, ha guardato il quadro a lungo, poi è venuto da me e ha detto: «Ah, sì, dovremmo restaurarlo».
I padri sapevano da tempo che questo non era solo un dipinto antico, ma era di Gerard van Honthorst, come era scritto sulla sua targhetta. Ma Benedetti, con l'istinto di restauratore, sotto lo sporco, ha visto qualcosa di molto più entusiasmante. Quando ho visto il quadro, ho subito pensato che era una copia di Caravaggio. Poi mi sono avvicinato di più al quadro e, guardandolo più attentamente, ho visto la qualità delle pennellate e l'eccitazione è cresciuta in me. È stata una grande emozione. Sergio Benedetti aveva motivo di essere eccitato. Era cresciuto durante uno straordinario revival della fama di Caravaggio. In Italia, dopo il difficile periodo della guerra, c'è stata una riscoperta del realismo nella letteratura e nel cinema. L'arte di Caravaggio parlava all'esperienza della gente e le sue opere sono state nuovamente considerate dei capolavori. Nel 1951 a Milano si è svolta la prima grande mostra dell'opera dell'artista, ma mancava la cattura di Cristo. Il meglio che gli organizzatori hanno potuto fare è stato mostrare una delle prime copie. Ora Benedetti ha pensato di essere incappato nell'originale, ad appena 500 metri dal suo luogo di lavoro. Sembrava troppo bello per essere vero. Dopo 3 giorni, il quadro era stato preso e portato allo studio di Benedetti alla National Gallery per il restauro. È stata la prima occasione per il direttore del museo di vedere l'opera. La mia prima reazione è stata incerta, non ero completamente convinto. È il genere di cose che pensi accada sempre da qualche altra parte, che Dublino è un luogo artisticamente marginale e sai che niente del genere potrebbe mai verificarsi qui. E sarebbe stato imbarazzante se non fosse stato un Caravaggio. C'era però abbastanza per dire che valeva comunque la pena di continuare. E quindi abbiamo dato via libera ad andare avanti e procedere con le indagini sul quadro, riguardo la sua origine e tutto il resto. Sulla superficie del quadro erano visibili dei problemi, come parti sfaldate e altre cose del genere. Il quadro era ricoperto da 2 o 4 passate di lacca ad acqua. La lacca aveva creato sulla superficie come un filtro giallastro scuro. La pulizia era riuscita molto bene. Vedevi subito che i colori erano brillanti e straordinariamente belli. L'eccitazione di Sergio Benedetti cresceva. In segreto, il dipinto è stato mandato ai laboratori della National Gallery di Londra per essere sottoposto a un esame tecnico. Campioni di pigmento hanno confermato che i colori usati erano tipici di Caravaggio e i raggi X hanno mostrato la sua tecnica rivelatrice. Tutte le prove indicavano che questo era il capolavoro mancante. Ma il processo di autenticazione richiedeva anche una spiegazione di dove era stato. Com'era possibile che un inestimabile Caravaggio fosse arrivato ad abbellire le pareti di una residenza religiosa di Dublino? I dubbi c'erano sempre. Proprio perché sembrava una grande fortuna aver scoperto a soli 500 metri di distanza un'opera così importante. Per Benedetti rispondere alla domanda è diventata una missione personale che è durata 3 anni e l'ha portato in tutta Europa. L'indagine è iniziata negli archivi di Roma. Lì dei documenti hanno rivelato che nel 1802 la famiglia Mattei, oppressa dalle tasse, aveva venduto 6 dipinti. Tra loro c'era la cattura di Cristo, attribuita quasi per certo a Gerard van Honthorst. Opportunamente l'acquirente aveva lasciato il suo nome, William Hamilton Nisbet. Il nonno del mio trisavolo è stato per 3 volte membro del Parlamento. Credo per l'area e il patrimonio dell'East Lothian.
che era molto importante per le risorse scozzesi. Era un grande collezionista d'arte. Chiaramente aveva l'occhio per queste cose e c'era probabilmente molto da spendere in termini di risorse. Nel 1802 William Hamilton Nisbet è andato a Roma proprio per comprare opere d'arte ed ha selezionato 6 delle migliori nella collezione della famiglia Mattei. Il permesso d'esportazione mostra che la cattura di Cristo gli è costata 150 scudi. In realtà l'ha pagata 4 volte tanto, ma cercava di evitare le tasse. Tornato in patria, Nisbet ha fatto incorniciare nuovamente i dipinti e li ha portati alla sua residenza di campagna, nella Scozia orientale. La cattura di Cristo, ancora attribuita a Van Honthorst, è stata messa nella sala da pranzo, ma non nella posizione d'onore di cui aveva goduto ai suoi tempi. Era appeso lì, a un'estremità della stanza, circondato da una straordinaria quantità di altri quadri. Dovevi avvicinarti per vederlo e in qualche modo veniva fuori grazie al riflesso dell'armatura. Ho il sospetto che non l'abbiano riconosciuto per l'eccezionale quadro che è. Era molto sporco e annerito e la lacca stava ingiallendo, così forse all'epoca non spiccava come adesso. Sono passate generazioni e nel 1921 la linea Hamilton-Nisbet diretta si è interrotta quando l'ultimo membro della famiglia, Constance, è morta senza figli. La cattura di Cristo non aveva più una casa e avrebbe potuto facilmente entrare nella collezione della National Gallery of Scotland. Ci è stata offerta una selezione della collezione di famiglia, ma abbiamo deciso di non prendere il dipinto ora attribuito a Caravaggio. Invece il museo ha scelto e accettato il quadro che potete vedere in mostra molto in alto su quella parete, che è di un artista italiano chiamato Giovanni Serodine, che era davvero sconosciuto. 120 anni dopo forse sarebbe andata diversamente, ma... Rifiutato da tutti, la cattura di Cristo, con la sua maestosa storia, ha poi subito un grande insulto. Il 16 aprile 1921, il dipinto è andato all'asta da Dowells a Edimburgo. Nel catalogo non era neanche menzionata la sua attribuzione a Van Honthorst. È elencato solo come copia di Van Honthorst. I registri di Dowells riportano i fatti. Non considerata tra altri articoli, molti dei quali più costosi, la cattura di Cristo è stata venduta. Il prezzo era meno di 30 pezzi d'argento, 8 guinee. L'acquirente, un certo John Kemp di Rose Street. Come il quadro che aveva acquistato, Kemp non era quello che sembrava. John Kemp era il nome che mio padre usava per gli affari. Gestiva una galleria a George Street con il nome di J. Kent Richardson, RSW. La mia teoria è che quando vendeva un buon quadro nella sua galleria si presentava come J. Kent Richardson, ma se comprava e vendeva attraverso le aste o vendite private si presentava come Kemp. La cattura di Cristo era finita nelle mani di un personaggio piuttosto eccentrico. Joseph Kent Richardson era un ex pugile che era diventato artista e mercante, un uomo che era stato sposato 2 volte e arrestato una volta per falsa testimonianza, e nel 1921 ha vissuto l'incubo del mercante d'arte. Possedeva un capolavoro e non lo sapeva. Per mandare avanti la sua attività, Kent Richardson ha venduto la cattura di Cristo. Non si è potuto scoprire chi esattamente ha acquistato il dipinto. I registri hanno mantenuto i loro segreti e qui la pista scozzese si è interrotta. Ma a Dublino c'era un'altra linea d'inchiesta da seguire. Ora Sergio Benedetti aveva prove sufficienti per rivelare ai padri gesuiti quello che sospettava che loro avessero tra le mani. Era ora di ritornare a Leeson Street. Quando mi sono alzato dalla sedia per salutarlo, lui mi ha detto: si sieda, ho delle notizie che non potrà ascoltare stando in piedi. Così mi sono seduto e ho pensato che mi avrebbe detto:
che non era un Honthorst. E in parte era vero. Ma poi mi ha detto, non è un Honthorst, è un Caravaggio. E io sapevo abbastanza di arte per capire che questa era una cosa importantissima. E quindi lui aveva ragione. Ero assolutamente scioccato. Ma scioccato in quel modo sublime come quando ricevi buone notizie. Notizie bellissime. I gesuiti hanno fatto voto di silenzio, concordando di tenere segreta la notizia fino a quando Benedetti non avesse ricostruito tutta la storia del dipinto. Hanno subito controllato i loro registri, ma sfortunatamente non hanno scoperto niente su come il dipinto è arrivato a loro. Ma alcuni gesuiti avevano la memoria lunga e i loro ricordi celavano la chiave. C'era un prete che era stato qui dalla metà degli anni 40 fino agli anni 60, che conosceva la storia del dipinto e com'era arrivato qui. Il quadro era stato donato a un membro della comunità da Marie Lee Wilson. Marie era un irlandese che nel 1914 aveva sposato Percival Lee Wilson, un poliziotto che operava nel Royal Irish Constabulary. Il passato del dipinto nascondeva un ultimo straordinario segreto. La storia pasquale personale di Percival Lee Wilson, una storia tragica e violenta. Nella Pasqua del 1916, un gruppo di repubblicani irlandesi ha preso il controllo della posta centrale e di altri edifici pubblici, occupandoli per una settimana, al termine della quale si sono arresi e un nutrito gruppo di loro è stato portato in prigione sotto il comando del capitano Lee Wilson. Mentre si dirigevano alle carceri, hanno fatto una sosta. Lee Wilson ha umiliato i prigionieri, in particolare un uomo chiamato Tom Clark, che ha fatto spogliare completamente. Così, ovviamente, una volta libera, questa gente ha pensato alla vendetta per saldare l'umiliazione subita. 4 anni dopo, nel 1920, Percival Lee Wilson conduceva una vita tranquilla come ispettore di polizia nella città di Gori. Un giorno è uscito a comprare il giornale. Non è mai ritornato a casa. È stato assassinato da un cecchino dell'ira che lo stava aspettando. Ha lasciato Marie, vedova, a 32 anni. Marie era convinta dell'innocenza del marito. Per lei, lui era un innocente a cui era stato fatto del male, il cui fato echeggiava quello di Cristo. Ha deciso di commemorarlo con una vetrata colorata nella loro parrocchia. L'artista doveva essere Harry Clark, uno dei migliori d'Irlanda, ma all'epoca stava lavorando in Scozia. Mary è andata in Scozia per incontrare l'artista e mettersi d'accordo per questa commissione. Durante le settimane che ha trascorso in Scozia, ha avuto la possibilità di vedere il dipinto di Caravaggio. Il dramma mostrato nella scena della cattura di Cristo ha colpito le corde del suo cuore e la donna ha deciso di acquistare il dipinto e di portarlo a Dublino. La cattura di Cristo, il sommo ritratto dell'innocenza tradita, aveva trovato un nuovo proprietario e un nuovo significato personale. In un certo senso il quadro gronda sangue. Naturalmente la scena si riferisce alla passione di Cristo, che in definitiva sai che è culminata con la crocifissione, e anche il suo legame con la dottoressa Mary Lee Wilson e la sua tragica vicenda personale. Quindi il quadro acquista un aspetto molto scuro. A Dublino, Marie Lee Wilson ha iniziato a studiare medicina e a ricostruire la sua vita. La religione era una grande consolazione per lei e la donna ha instaurato un forte legame con padre Tom Finlay, un gesuita che viveva nella residenza di Leeson Street. È diventato il suo confessore e il suo mentore. Marie ha donato la cattura di Cristo, ancora ritenuta di Van Honthorst, a padre Finlay. È stato un dono alla comunità gesuita che l'aveva aiutata nei suoi giorni più bui.
E lì il quadro doveva rimanere per decenni, senza essere notato fino a quel giorno fatidico in cui Sergio Benedetti è stato chiamato per la prima volta. I padri gesuiti, avendo deciso di tenere il dipinto in amministrazione fiduciaria per Marilee Wilson, hanno scelto di non venderlo per 10 milioni di sterline. Invece hanno deciso di darlo in prestito permanente alla National Gallery of Ireland. C'erano voluti 3 anni per scoprire la storia del dipinto. Ed ora era giunto il momento di rivelare il Caravaggio perduto. La presentazione nel novembre del 1993 ha occupato le prime pagine dei giornali in tutto il mondo. Il risultato di Sergio Benedetti è stato celebrato e lo studioso è diventato storico dell'arte a tempo pieno. Esperti e pubblico si sono riversati nella galleria. L'Irlanda aveva un nuovo gioiello artistico e il mondo aveva ritrovato uno dei suoi capolavori. Devo ammettere che quando ho visto per la prima volta il Caravaggio sono rimasto letteralmente senza parole. E sì, naturalmente c'è un po' di rimpianto. Ma la cosa veramente grandiosa è che il quadro è stato riscoperto e possiamo tutti goderne. Dobbiamo solo andare a Dublino. Sai, Caravaggio è un pittore raro, quanto veloce. Quindi la riscoperta di un dipinto capitale, importante come la presa di Cristo, è stato un evento strepitoso. Siamo andati tutti a Dublino in pellegrinaggio. Vado abbastanza spesso alla galleria e mi tolgo sempre il cappello davanti al Caravaggio. Credo che siamo soddisfatti di aver fatto qualcosa di prezioso. Da allora la febbre che il dipinto ha provocato continua a bruciare. Nel 2008 la migliore delle prime copie, forse quella fatta proprio per i Mattei, è stata rubata da un museo. La versione mostrata a Milano negli anni 50 è stata venduta e nel 2004 il suo nuovo proprietario ha affermato che è una seconda versione originale di Caravaggio prima che i dubbi sorgessero. Comunque a Dublino, la vera cattura di Cristo è sana e salva dopo una vita travagliata. Dipinta più di 400 anni fa, ora il suo ritratto dell'innocenza assediata dalla corruzione parla direttamente ai nostri tempi. La gente vede così tante cose che sono una parte lacerante del nostro presente. Cristo diventa l'immagine di intere popolazioni, un uomo che rappresenta tutta la vulnerabilità dell'essere ingiustamente attaccati e da quelli che diventano preda delle forze del potere che l'impero delle tenebre è rivelato. Torniamo ancora sul personaggio di sinistra, quello di destra, adesso vediamo comunque sotto l'elmo, vedete questo personaggio sotto l'elmo, uno dei due soldati, non quello che ghermisce il Cristo, ecco, si intravede il medesimo modello che posò per un altro quadro commissionato sempre dal Mattei, la Cena di Emmaus di Londra, è lo stesso modello. È curioso che questo modello torna più volte nell'opera caravaggesca. Bisogna chiedersi se sia una scelta casuale. Ma torniamo su Giuda. Giuda non è dipinto con tratti sinistri. Molta iconografia precedente rappresenta Giuda sempre essendo il traditore, essendo il maledetto in qualche modo. Viene sempre presentato in maniera molto negativa, anche nei tratti somatici. Basta pensare alla Cena di Leonardo, dove Giuda viene rappresentato con un'espressione veramente maligna. Questo non è l'originale, è un disegno, ma fa vedere bene il volto di Giuda. E Giuda è questo personaggio che tiene alla destra il sacco delle monete. E guardate, ha proprio questo volto maligno, maligno. Era tipico rappresentare Giuda così. Ebbene, nel quadro di Caravaggio, Giuda è solo un uomo. Sono io, in qualche modo, e ciascuno di noi. Perché tutti abbiamo tradito l'amore.
Cosa tiene Caravaggio del Giuda classico, iconografico? Tiene il colore delle sue vesti, il giallo. Vi ricordate il Giuda di Giotto, tutto giallo? Il Da Vinci, anche lui aveva la tunica gialla sotto. Perché il giallo? Perché da sempre il giallo è il colore del tradimento, della falsità, dell'inganno. Forse perché è la volgare copia dell'oro. Quindi il giallo ha sempre avuto nella storia del colore questo aspetto, questa valenza. E nel Medioevo il giallo identificava i mariti traditi, ad esempio. Spero che nessuno si vista di giallo qua stanotte. I falsari e più tardi gli ebrei, guarda caso colui che ha consegnato Gesù è Giuda, gli omosessuali, le prostitute, il giallo come un colore infamante che viene apposto proprio come segno che contraddistingue. Chiediamoci a chi si ispira il Caravaggio per la composizione di questo quadro. Abbiamo detto che Caravaggio non inventa nulla, recupera, ma in particolare per questa scena si rifà qualche opera precedente? Sì, in particolare a una xilografia dell'artista tedesco Albrecht Dürer. Vedete? E c'è una cosa curiosa da recuperare. Andava di moda al tempo di Caravaggio che gli artisti avessero una sorta di album delle figurine dove venivano rappresentate tantissimi di questi xilografie, disegni di altri artisti, in modo da andare ad attingere, a saccheggiare elementi. Ecco, sicuramente Caravaggio deve aver studiato questa opera di Dürer, perché vedete che l'impianto è il medesimo. Ma per fare quell'opera della cattura di Cristo nell'orto, Caravaggio deve aver contemplato un'altra opera, questa volta ancora nel Palazzo Mattei. Perché? Perché nel 1601 il Mattei si fece fare da un certo Francesco Villamena la riproduzione di una battaglia. È quella che vediamo. Cosa rappresenta? Rappresenta una battaglia tra fazioni filo-francese e filo-spagnole che si è scatenata a Roma al tempo in cui Caravaggio era in Palazzo Mattei. Questa battaglia deve essere stata così forte, così violenta, che è rimasta nell'immaginario collettivo di tutti a Roma, tanto che il Mattei se ne è fatta fare una rappresentazione. Ecco, il Caravaggio recupera questa opera per strutturare la sua opera. Cos'è che ha saccheggiato da questo disegno? Il mantello, guardate, è lo stesso manto, lo stesso mantello. Quindi vedete che Caravaggio va attinge e saccheggia anche lui in maniera curiosa. Ma forse è ancora più interessante pensare che Caravaggio pensi ad una scena di rissa urbana per rappresentare la cattura di Cristo. Forse il modello più autentico e vero è quello delle continue risse notturne nelle quali il Merisi stesso si trovava coinvolto per le strade di Roma. Quindi quando ha visto quella battaglia a Roma si sentiva a casa, perché quante volte lui si è sentito, ha vissuto questa situazione e l'ha riportata adesso nella cattura di Cristo nell'orto. Ultimo protagonista di questo quadro, il personaggio che tiene in mano il lume. Abbiamo detto, è un ennesimo ritratto del Caravaggio stesso. Va detto anzitutto che soprattutto nella pittura nordica tenere in mano la lanterna in alcune scene religiose è un classico. Facciamo un esempio: 1440, Caspar Isman, in questa cattura di Cristo, vedete il personaggio di destra tiene in mano un lume, anche se sembra un termos, ma quello è un lume. Ed è anche molto brutto quello che tiene in mano il lume.
Ma pensate, Van Dyck, Van Dyck, altra cattura di Cristo, questa volta sulla sinistra c'è uno che tiene in mano un lume. E la firma del Caravaggio. Caravaggio ha un lume in mano, una luce, una lanterna, si sporge per vedere il volto di Cristo. Per cercare di capire, per cercare di vedere. E questa volta, a differenza di Giuda, questo uomo ha gli occhi ben aperti, ben spalancati. Forse questo giovane è il novello Diogene, il filosofo greco che andava in giro cercando l'uomo. Caravaggio forse in questo momento a Roma, quando comincia a patire il suo carattere, la sua storia, è in cerca dell'uomo da cui attingere la luce. Quindi con una luce umana cerca di guardare in volto la vera luce per poterne essere illuminato. Infatti il volto del Caravaggio è illuminato. Forse non è illuminato dalla sua luce, ma da quella di Cristo. E forse qui abbiamo il compimento di quel bellissimo salmo che dice: alla tua luce vediamo la luce.